ma dobbiamo andare sulla Premier, ragazzi. Ma dobbiamo andare sulla Premier. Io direi di partire per forza dall'Arsenal, che stasera fa un altro passo falso, la riacciuffata sul finale 3-3. Però diciamo che, insomma, è stata giocata proprio stasera. Io non so quanti della chat l'abbiano vista, anche perché oggi c'era. Anche perché, ragazzi, il Southampton è 19esimo, cioè non è che sia. C'era una grande partita oggi, c'era Verona Bologna. Peraltro, veniva, ricordiamolo che, peraltro, veniva dal pareggio col West Ham. West Ham che mi pare pure sia 15esimo, quindi insomma. Si può parlare forse di crisi alta. Ma guarda che culo il Southampton, dai, 1.52 expected goals e ne fa 3. Ho capito, però Gabri o chi comunque ha visto tutta la partita con attenzione, che ce la vuole un attimo raccontare. Parto da Gabri e poi... No, non l'hai vista, Gabri, hai scosso la testa. No, ha mandato 300 messaggi, ero tutto carico. No, allora, innanzitutto l'Arsenal ha due problemi. L'inizio di partita, perché non è la prima volta che subisce gol entro il primo minuto di gioco, era successo anche contro il Bournemouth, addirittura lì dopo 9 secondi. Adesso un'altra volta al 30esimo. Però l'Arsenal ha un altro problema, ovvero le rimonte che subisce con il Liverpool e con il West Ham. Sta un po' calando, è vero, il City adesso è la favorita, anche se ha due partite in meno, il 26 ci sarà il primo vero scontro sul ring e la partita di questa sera è stata veramente bella, emozionante. Il Southampton ultimo in classifica, che non vince una partita non so da quanto tempo, con questo nuovo allenatore che è subentrata di interim, Ruben Selles, spagnolo, che peraltro, se devo dirla tutta, non ha mai allenato, è stato un preparatore che si deve vergognare, Gabri, girato... perché attenzione. Che è successo? Perché Orsic, il mio idolo durante i mondiali, lo sapete tutti, deve stare tassativamente in campo, e questo signore oggi non gli ha concesso neanche un minuto. Mislav Orsic in questo Southampton è ovviamente, come posso dire, dati alla mano un non plus ultra, ed è assurdo che non lo faccia giocare, perché comunque era arrivato con grandi referenze dalla Dinamo Zagabria, e metterlo in panchina secondo me è un errore. Premesso che poi comunque quella di oggi dei Saints è un'impresa, perché addirittura stavano vincendo la partita, poi finisce 3-3. Però questo evidenzia il fatto che, anche se questa partita era una sorta di testa coda, il livello della Premier è un livello dove puoi perdere, vincere o pareggiare con chiunque. Quindi anche all'andata, anche all'andata finì in pareggio, quindi evidentemente c'è qualcosa che l'Arsenal soffre. Io purtroppo non sono riuscito a vederla stasera, però mi ricordo quando avevo visto la partita d'andata e l'Arsenal aveva segnato subito, ma si vedeva che faticavano proprio a creare come fanno di solito. Infatti finì 1-1. No, la cosa allarmante, diciamo, è che comunque l'Arsenal non ha più il suo destino in mano, come dice Vene, perché ne riprendi un attimo la classifica, no, quindi loro hanno due partite... Ma in realtà ce l'ha ancora in mano, perché gli basta vincere lo scontro diretto, Giulio. Giusto. 26 giochi col City... No, però aspettate, un attimo, se il City ha due partite in meno vuol dire che può andare a 76. È quello che stavo dicendo io, però adesso stavo facendo i conti... Scusami, Giulio, hai ragione. Ecco, teoricamente, se il Manchester... No. No, qualora il Manchester dovesse... Ah, scusami, Andy, Arsenal... il discorso è basilare. Arsenal e City hanno una partita in meno, ok? Ok, facciamo finta che il City sia 76, ok? Sì. Se l'Arsenal batte il City... Ah, è vero, ha ragione. Va sempre sopra, quindi rimane... Dai, Giulia, mi fai confondere, mi fai fare delle figure di merda, Leonardi! No, però... Eh sì, ha ragione Andy Nine, per favore, per favore. Aspetta, perché c'ha il suo destino in mano? Perché se anche, se anche il City dovesse vincerle entrambe, e vinci col City, vai a più due. Allora, diciamo che ha il tuo destino in mano, ma un po' meno di prima, ok? Ma il mercoledì giochi contro il City, anche metti, fai finta che siano a 76, 75, è vero, è vero. È la Leonardi che mi fa confondere. Ci sono molte cose che fuoriescono dalla matematica, secondo me, perché finché si fanno i calcoli giusti, io guardo le cose un po' dalla metà classifica. Oggi l'Arsenal ha dimostrato di non meritare di vincere la Premier, ma senza alcun tema di discussione. Ma mi piaci tanto, mi stai dando simpatico. Ma perché? Però, Giulia, la verità, la penultima. Sai che davanti hai un calendario incredibile, sei uscito dall'Europa League, è l'ultimo obiettivo, l'unico appiglio,
hai secondo dimostrato me quello che è la storia dell'Arsenal, che arriva a un passo poi dal qualcosa di grande e non c'è sempre il 98 che ti salva. Aspetta, Tommy, non è che magari c'è anche una rosa corta, ragazzi, un po' potrebbe essere. Vabbè, la rosa corta è la scusa di chi non arriva in fondo. La verità è che l'Arsenal solo questo aveva, e oggi il Southampton è stato quello che poteva essere Radu in Bologna Inter o Pazzini per Roma Sampdoria di 12 anni fa. Bene, facciamo partire un po' in chat, chiediamo l'Arsenal loro... merita di vincere la Premier, sì o no? Il City può fare una domanda? Assolutamente no. Se pareggi queste partite, no, perché queste partite, se vuoi vincere la Premier, le cannibalizzi dal primo minuto. E invece al primo minuto prendi gol in casa con la penultima. Secondo me, no. È una cosa falsa quella che dici, perché anche il City ha perso l'ultima partita che ha perso in Premier, l'ha persa col Brentford, che non è il non più ultra del calcio inglese. Il forte del Southampton, è calcio proprio. È più forte, va bene, però è proprio la Premier League che è un calcio molto aperto e ci sta di fare questi passi falsi. Poi ovvio, chi ne fa di meno, alla fine i punti li devi conquistare. Grazie, con le piccole. Salvo. Poi lo scontro diretto ci regalerà sicuramente una gran partita e probabilmente la vincitrice della Lega. Sì. C'è da dire comunque che la partita di oggi l'ha sostanzialmente dominata l'Arsenal, al di là di tutto, dal punto di vista della densità, del possesso. Questi sono dati che comunque incidono su una partita. Poi che precisione di tiri non bellissima, no, 6 a 6. Dal punto di vista difensivo, che poi dal punto di vista difensivo abbia dei problemi, su questo non ci sono dubbi, ormai è evidente, e sono d'accordo con Tommaso. Ecco, secondo me è lì che sta il tema: l'Arsenal non merita di vincere il campionato, perché dal punto di vista del rapporto concretezza e poi tutte le occasioni create, la creazione, la filosofia di gioco e tutti questi temi, sì, ok, lì è carente, però poi l'Arsenal fa un assedio dopo i due gol del Southampton, fa un assedio e anche dopo il 3-1 continua l'assedio, fa il 3-3, rischia di vincere. Se avesse vinto 4-3 cosa avremmo detto? Avremmo detto merita di vincere la Premier. Anche perché, Antonio, mi allaccio a te per dire questo, cioè a mio avviso l'Arsenal, per la rosa che ha e per come sono messe le altre squadre, per come hanno speso le altre squadre, sta facendo un mezzo miracolo, dai, cioè, ragazzi, secondo me sì, effettivamente si è un po' persa per strada ultimamente. Un attimo, Franci, ti faccio parlare un secondo solo, che devo fare completare il parterre perché sennò mi picchiano, perché c'è una squadra che invece può tornare a sognare la Champions League. Ma stasera è arrivato in anticipo perché ha vinto 7-1. Ha stravinto l'ultima partita e ora sogna la coppa dalle grandi orecchie. Ma Mario, ma che porti? Che cos'è quella? Una vestaglia? Sembra una cosa tipo di giù. Una vestaglia del Liverpool. Una vestaglia del Liverpool, exactly. Ma sei fighissimo con questa vestaglia. Io la voglio del Milan. Te la compro. Avrei preferito se non ci fosse stata la maglia sotto, eh. Devo essere sincero, sarebbe stato ancora più scenico. Scusate un secondo, ma sto vedendo una persona, ma è veramente lui? È lui o non è lui? In realtà sono tornato da una decina di puntate, ma è una vita che non eravate mai incrociati. Quindi, non ci eravamo ancora mai incrociati. Che bello rivederti, che bello, sono contento. A Mario sei mancato a tutti, Franci, ma Mario devo dire che sempre diceva: Franci, dov'è? Vabbè, Vitale, gli voglio bene, è una bella persona, dai, è un bravo ragazzo. Ma Mario, scusa, è un caso che oggi arrivi alle 23:35 dopo che hai fatto 6 gol a Leeds United? Quando vince si presenta sempre, è il fenomeno. No, non è vero. Si è sempre presentato, lascia stare. Stamattina ho lavorato ad Anfield, poi ho lavorato al ristorante. Come ad Anfield? Che hai fatto ad Anfield, Mario? Non posso dirlo, ragazzi. Non si può dire? Dai, dillo, Mario. Ormai dillo. Però non posso dire. Che bello! Giulia, te l'ho detto pure, dai, non fa la finta tonta, Vabbè, però fammi fare un faccio ma non è una falsa. Eri saputo, c'è anche l'intervista a Rush, quindi questo non è un segreto. Adesso non c'entra niente, quello è YouTube, quello è un'altra cosa. Un'altra cosa. Sto facendo anche quello. Però
sì, quella è un'altra cosa, da Cop TV, esatto, è un'altra cosa. Sto, non voglio dire che cosa perché non posso parlare in pubblico, però sto lavorando per il Liverpool, una cosa molto bella, sì. Molto bene, molto bene. Adesso, adesso andremo sul Liverpool, adesso andremo sicuramente sul Liverpool. C'era Vitale che voleva dire una cosa sul, sull'Arsenal, prego Franci. Ma ragazzi, ma poi io non vorrei scadere nella retorica, riprendo insomma quello che ho detto da 4 mesi a questa parte. L'Arsenal è una squadra che a mio giudizio sta overperformando, perché adesso vi farò la domanda più banale del mondo. No, su questo non sono d'accordo, non automaticamente amici diventiamo nemici. Scusami. Però quello che la domanda stupida, ma al contempo 5, significativa, che voglio girare un po' a tutti: quanti di voi si aspettavano ad inizio campionato, quindi a bocce ferme, che l'Arsenal potesse il lottare per arriva, il Pusi arriva? Io assolutamente no. Io la mettevo eventualmente da quarto posto. Sinceramente Arteta sta facendo un miracolo, perché io complice anche il fatto che poi tutte quante quelle che erano le favorite, esulando il Manchester City, che dovevano lottare per i posti Champions, il Liverpool, il Chelsea, sono venute meno. Però grande merito all'Arsenal. Secondo me sono d'accordo con Tommaso che non vincerà il campionato, ma è una squadra che secondo me ha fatto già il suo massimo, e oltretutto gli manca ancora qualcosa come rosa per essere una rosa completa per competere per il titolo, anche se poi i livelli del Manchester City, per quello che spendono, per i giocatori che hanno, è difficile comunque. Ecco, vediamolo un attimo, secondo voi cosa manca all'Arsenal per essere una squadra che possa puntare ad imporsi proprio sulla Premier? Una punta negli che anni. Ene, perdonami, andiamo subito sulla formazione, però siccome la chat sta andando per conto suo e nello specifico sta andando sulla mia età, i 43 anni che tu hai detto, parlano tutti di quello, posso ricordare che non ho 43 anni, per favore? Perché c'erano dei commenti seri, Ene, c'è gente che scrive, vabbè te li porti bene, mi arrivano dei messaggi seri, Giulia, ma ti giuro, ma che cure fai? Cioè, ma... Allora, in realtà, no, hai ragione. La Leonardi non voleva dirlo, però la Leonardi essenzialmente spende 40.000 euro all'anno in bava di lumache per avere questo aspetto molto giovanile. Vabbè, andate avanti con la formazione, però se, ma non è mania di protagonismo, ragazzi, scrivete solo questo in chat, cioè. Ma la Leonardi ha 28 anni, ragazzi, per favore. Per favore. Ma prendi la formazione dell'Arsenal. 28, giusto? Ene, prendi la formazione. Ma ripeticelo, non me lo ricordo. Mi pare che stiamo giocando al bingo qua. Metti la formazione dell'altra. Ah, vediamo che cosa manca. Vediamo che cosa manca. Questa. Una punta che segna. La punta. Beh, secondo me la panchina, raga. L'Arsenal avrebbe vinto la Premier. Allora, aspetta, uno per volta, sennò non si capisce niente. Un altro. Tommy, cosa manca a questo Arsenal? Se l'Arsenal avesse avuto Harry Kane, avrebbe vinto la Premier con un po' di giornate d'anticipo. Però avere Martinelli, Jesus, questo concetto di falsità di punta non gli ha portato bene. Servono 20 gol. Però è iniziato tanto bene, Jesus. Ma le altre cose, Tommy, c'è una foto su Google, Harry Kane da bambino, poi questi sono i strani giochi del destino, è diventato una bandiera e un goleador del Tottenham, era tifoso dell'Arsenal. È vero. Harry Kane, secondo me, è pure un giocatore un po' sopravvalutato, però... Non è vero. Non scherziamo proprio. Ah, ma tifoso... Un attimo. Ha fatto questo scioscionismo. Per favore. No. Ma di tifoso proprio tipo Mario, eh? Cioè, ho visto la foto, ragazzi, era tinto addirittura ai capelli di rosso. No. Un pazzo. Ma non è quella. Ma non l'ho detto a caso. È quello, Henrix, lo sai che cosa festeggiano lì? Sì. La stagione di invincibili dell'Arsenal 2003-2004 e Arricchiano aveva 11 con Titi Henry, con Vieira, Bergkamp, esatto, Pires. Con Pires, Overmars, quindi lui nasce come tifoso dell'Arsenal. Overmars, Francesco, Lizarazu ci ha mai giocato nell'Arsenal, salvo. Ma manco Overmars, mi sa. Che Lizarazu, no, perché sennò vi perdete. Questa è la Leonardi che tira fuori l'argomento che mi fa perdere tutto. Per favore, Leonardi. Allora, un attimo, con calma. Mario, cosa manca a quest'Arsenal per vincere? Allora, no, facciamola così la domanda. Cosa manca a quest'Arsenal e vincerà o meno secondo te la Premier? Fossi il dirigente dell'Arsenal e avessi un budget di 200 milioni, chi compreresti? Mercato allora, che farei Mario sono Edition. D'accordo, sono d'accordo in parte con quello che dice Tommaso, nel senso se
avessero avuto un attaccante devastante come Harry Kane, perché Harry Kane è devastante in Premier League, probabilmente stavano a 10 punti sul Manchester City. Però ragazzi, io voglio dire una cosa, ovviamente spero che vince l'Arsenal questo titolo, perché il Manchester City non sto qui a dire quanto mi stanno sulle cosiddette sì, sul cazzo, diciamo. Voglio usare parolacce perché ho fatto incazzare Giulia già diverse volte. Comunque ha cambiato il clima, Mario, non si impone più sulle parolacce. Sì, sono cambiato. Quindi l'Arsenal secondo me sta facendo molto di più di quello che si aspettava all'inizio della stagione, quindi sono d'accordo con quello che dice Francesco. L'Arsenal si aspettava che arrivava terzo o quarto, sta facendo il miracolo. Arteta è un grandissimo allenatore giovane, è veramente bravo, veramente complimenti a Arteta per quello che ha creato quest'anno. Ha giocatori meravigliosi l'Arsenal, per esempio Saka, Bukayo Saka è un giocatore che all'inizio dell'anno io non lo potevo vedere, anzi mi chiedevo come faceva a giocare per la nazionale inglese, è addirittura vero, titolare, e invece devo dire che è veramente un fenomeno quel ragazzetto. L'altro giorno l'ho visto dal vivo, e 2 settimane fa quando abbiamo giocato all'Anfield sono venuti l'Arsenal a casa nostra, e devo dire che Saka è un fenomeno, ma pure Martinelli, un giocatore veramente fortissimo. Quindi l'Arsenal ha fatto più di quello che si aspettava, speriamo che lo vincono, ma la vedo di quelli c'hanno troppo. Posso aggiungere una cosa velocissima? Vai Tommy, vai. Se Vlahovic va all'Arsenal 20-25 gol li fa, perché non, Gabriel, perché è un gioco che lo aiuterebbe. Sai che io Vlahovic lo vedrei proprio all'Arsenal, lo sai che hai detto una cosa, giuro, io ce lo vedrei. Ma tu mi dici l'Arsenal, no, ma mi dite perché Giulia andare a prendere Vlahovic quando hai Balogun in casa? Chi? Balogun. Ma che stai a dire? Ah, ma quando fa così deve fare il fenomeno, deve fare il fenomeno. Balogun è un fenomeno, un difensore. Sì, la carriera di FIFA effettivamente sì. Cioè volessi di Nketiah? Balogun è stato mandato in prestito. Nketiah forse? Non no, ma lo questi sono aspetta, questi la capisci solo se giochi a FIFA. Antonio, allora io e te ci capiamo. Balogun è uno dei migliori attaccanti della Liga, della Liga, della stagione della Liga. Guarda come te la ridono, guarda che atteggiamento di superiorità. No, non è di superiorità, però cazzo, non conoscere Balogun. La stagione del Reim è praticamente una l'icona è Balogun o Balogun, come caspita si ma credo sia Balogun sì. Perché... sì, ma okay, anche io ma sì, boh, è impressionante. Attaccante o non attaccante, ok, tutto bello, fantastico, ma l'Arsenal ha fatto, ora vado a riprendere un attimo i numeri prima che sbaglio, ma sono al netto del 2 gare in meno del Manchester City, sono 77 gol fatti contro 78 del Manchester City, e comunque stiamo parlando di una squadra che ha più 16 dalla terza, ma non è la punta che ti sta leggendo? Sì, no, sto leggendo. No, perché quanto c'è tutta una storia sullo sta leggendo, lascia stare. Stiamo parlando secondo me anche un po' di aria fritta. Cioè, ok, l'attaccante va bene, Tommaso, chi l'ha detto, va bene. Però Anto, ti lancio la provocazione. Il Manchester City era fortissimo anche senza Haaland. Nel momento in cui è arrivato lui, l'attaccante ha fatto tutta la differenza del mondo. Certo, ma qui stiamo tornando in estate. Quando siamo tornando in estate, l'Arsenal ha un programma per vincere la Premier. Poi si trova a competere per vincere la Premier, ma non programma per vincere la Premier.